Bentrovati amici ascoltatori, siete sempre su Saiuz Web Radio, questo è Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo come sempre la regia centrale da Treviso, Rosario Moreno, bentrovato Rosario. Buonasera, Rosario. Grazie, grazie, buonasera. Non mi hai preso il contropiede questa Non ti ho volta. colto in castagna questa No, volta. niente castagne. Salutiamo il direttore di Pianeta OggiTV.net, Massimo Bonella. Ben trovato anche a te, Massimo. Buonasera, Massimo. Buonasera a tutti, iniziando con Ugo Lombardi in testa, a seguire Antonella Intranò e quindi anche Rosario Moreno alla grande regia centrale. Ormai ti conosciamo più che Rosario Moreno, ma più che altro per questa regia centrale che centralizza tutto. Centralizza Allora, tutto. spero che state tutti bene. A te Antonella per presentare l'ospite. Certo, diamo il benvenuto ad Arun Pettinari, redattore di antimafia2000.com, testata giornalistica grazie alla quale insomma, questa trasmissione va in onda in collaborazione. E benvenuto Arun. Beh, buonasera, buonasera a voi e a tutti quanti i radioascoltatori. Bene, dunque Aaron, passiamo la linea a Massimo per gli ultimi aggiornamenti e poi torniamo assieme per discutere delle ultime notizie apparse su Antimafia 2000. Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella. Prego Massimo. Grazie dunque Antonella, sono le 22.04, saluto anch'io il collega Aaron Pettinari della redazione di Antimafia 2000. Dunque, le notizie della giornata, c'è anche un aggiornamento, ma vedremo dopo. Innanzitutto, la squadra di artificieri è intervenuta per una sospetta bomba piazzata alla stazione Principe a Genova, segnalata da una telefonata anonima. Ha trovato una pentola a pressione, di fatto è emerso questo, per fortuna. Per precauzione, comunque, è stata interrotta la circolazione su uno dei due binari che collegano la stazione e la stazione e Sempi scusate per precauzione è stata interrotta la circolazione su uno dei due binari che collegano la stazione e San Pier d'Arena. Decisa anche l'evacuazione del palazzo di Via dei Fossolo. Nell'edificio abitano circa 40 persone. Per consentire le operazioni di disinnesco saranno disattivati anche acqua, luce e gas. Chiuse alla circolazione veicolare Via dei Fossolo e Via Buozzi. Ed ora abbiamo un aggiornamento, andiamo in Siria, il regime di Bashar al-Assad sarebbe disposto ad autorizzare la costruzione di una nuova base russa a Latakia, che andrebbe ad aggiungersi a quella navale già esistente in Siria, nel porto di Tartus, una sessantina di chilometri più a sud, l'unica di cui la Russia dispone sul Mediterraneo, lo ha detto l'ambasciatore siriano a Mosca, commentando indiscrezioni. Non ci vedo nulla di strano, ha così detto, con i russi c'è pieno coordinamento e una simile iniziativa sarebbe diretta contro il terrorismo. Dunque, ritorniamo in Italia, ci spostiamo in Regione Puglia, un residence a 500 metri dal mare, formato da villette, la cui pianta è a forma, pensate, di svastica, fa scoppiare la polemica a Carovigno, in provincia di Brindisi. La questione è stata segnalata dal Coordinamento Cittadino di Rifondazione Uggenti, che ha chiesto al sindaco Brandi, a capo di una giunta di centrodestra, di effettuare verifiche sul progetto. Abbiamo scoperto lo sfregio architettonico in stile Terzo Reich sulla nostra costa grazie al sito globalist.it. Ora vogliamo capire cosa possa essere accaduto. Il progetto del villaggio in località Specchiolla risale agli anni 80 e la realizzazione a una decina di anni più tardi. Queste dunque le notizie. Dunque, vediamo un attimino. Ecco, intanto chiedo alla regia una comunicazione di servizio se il mio audio ha sempre quel problema che cade oppure No, 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 Rosario si mette. sei arrivato bene adesso. Ah, perfetto. Allora,
Grazie Valerio, dunque proseguiamo con una breve rassegna stampa della homepage di pianetaoggi.tv.net e poi Antonella alla fine dovrà dare la rassegna stampa di antimafia2000.com della homepage di antimafia2000.com. Dunque, per quanto riguarda pianetaoggi.tv.net, in primo piano la giornalista colombiana uccisa, ancora lacrime in America Latina. Questo articolo è stato scritto dal noto giornalista Giorgio Armendras. Poi a seguire abbiamo un'intervista esclusiva grazie alla collaborazione con Pandora TV ed Russian Today SAT. Il presidente siriano ha risposto alle domande dei media russi sulla situazione in Siria, un'analisi a tutto tondo che parte dalla guerra in Iraq nel 2003, storicizza la nascita dell'ISIS e propone le soluzioni politiche e militari per sconfiggere le formazioni fondamentaliste. Quindi un'esclusiva assoluta questa di grazie appunto a Pandora TV RTSAT. Poi a seguire un altro speciale sempre a cura di Pandora TV: in 60 città italiane si era tenuta la marcia delle donne e degli uomini scalzi. Da Roma a Napoli, a Venezia, migliaia di persone si sono messe in cammino per solidarietà con i migranti, anche alla Mostra del Cinema di Venezia, per far sentire la voce di chi scappa dalle guerre. Rimanendo sempre in tema, abbiamo un comunicato stampa anche dalla città di Montepulciano che parla proprio di immigranti a Montepulciano. Come sapete noi siamo presenti in quella zona valdichiana Val d'Orcia grazie alla diffusione del nostro settimanale dalle frequenze di Teleidea Chianciano. Poi a seguire un altro speciale di Pandora TV che è molto importante, vi suggerisco di andare a vederlo, dal titolo "Tutto l'11 settembre in 5 minuti". Poi ancora una intervista al direttore di una nota anche storica radio friulana, Radio Onde Furlan. Questo servizio è stato curato da Telemare di Gorizia, dove anche con loro noi abbiamo una collaborazione per quanto riguarda la diffusione del nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, che è un po', diciamo, il circuito Pianeta Oggi TV. Quindi poi abbiamo un settimanale, abbiamo il settimanale appunto Pianeta Oggi Reporter, condotto appunto, che viene appunto condotto da sottoscritto, un'intervista allo storico Flavio Ciucani, che si parlerà come mai in questo pianeta i bambini muoiono di fame. E quindi questa per quanto riguarda la home page, ma c'è una chicca nella home page che non l'ho mai detto, adesso ve lo dico subito. Sul video in evidenza che trovate praticamente sulla destra della home page sotto all'orario, dunque sotto all'orologio praticamente, c'è un video che è un'esclusiva assoluta che non ce l'ha nessuno, questo grazie all'archivio di Giorgio Bongiovanni, dove si parla di ufologia. A suo tempo Giorgio aveva fatto un importante reportage su questa tematica, perché si è occupato anche di questo in modo molto serio, e abbiamo dei generali russi a tre stelle che confermano che il fenomeno esiste, e c'è quindi poi tutta un'ampia documentazione. Vi invito veramente caldamente ad andarlo a vedere, perché non è un'esclusiva assoluta, dichiarazioni importantissime non da una persona qualsiasi ma da persone preparatissime. Dunque pianetaoggitv.net, il video in evidenza, UFO, la visita extraterrestre. 22:11, a questo punto ti darei la linea Antonella naturalmente insieme al dottor Ugo Lombardi, che saluto, per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Un saluto anche ad Aaron Pettinari, buona conduzione. Grazie Massimo, e diamo ancora una volta il benvenuto ad Aaron Pettinari, redattore di antimafia2000.com, rivista fondata da Giorgio Bongiovanni. Bene Aaron, abbiamo passato una buona estate? Sì, diciamo di sì, dai. Non ci si avete cercato di riposare un po', visti i ritmi frenetici della vostra redazione? Ma guarda, è stato possibile fino a un certo punto, perché comunque le notizie sono corse anche in quest'estate, se non per quanto riguarda direttamente i processi principali, quelli sulla trattativa Stato-Mafia o il Borsellino 4 o il Capaci Bis,
quanto per i due scandali che ci sono stati, ovvero quello per quanto riguarda la presunta intercettazione tra il presidente della regione Rosario Crocetta e il responsabile di Villa Sofia Tutino, il medico Vittorio Tutino, e diciamo l'intercettazione presunta che i due giornalisti dell'Espresso avrebbero sentito e che poi per ora ancora non è stata dimostrata l'esistenza reale. I due giornalisti sono stati in questo momento indagati alla Procura di Palermo. Questa è un'indagine che si sta conducendo qui al Palazzo di Giustizia. Dovrebbero esserci delle novità nelle prossime settimane. Vediamo. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'estate, in particolare i primi di settembre, c'è stata lo scandalo per quanto riguarda il caso sulla gestione dei beni confiscati, che ha riguardato il presidente e ha detto il tribunale e la dottoressa Saguto. Per chi ha avuto modo di approfondire un po' questi due fatti che sono avvenuti, insomma, uno scandalo che rischia di portare un notevole terremoto anche all'interno del Palazzo di Giustizia, insomma. Ecco, e magari dare un breve accenno per chi non ha avuto la possibilità di seguire la vicenda? Guardate, praticamente per quanto riguarda lo scandalo dei beni confiscati, la questione è questa. Adesso ci sarà pure il CSM che verrà in missione a Palermo proprio per chiarire la questione. Di fatto si è scoperto tramite un'inchiesta della Procura di Caltanissetta un giro d'affari clientelare sulla gestione dei beni confiscati, ovvero venivano assegnati questi beni confiscati ai soliti amministratori giudiziari. In questa maniera veniva permesso a loro di gestire un certo quantitativo di denaro, un certo quantitativo di denaro, e di fatto in cambio di questa assegnazione di beni confiscati gli amministratori facevano dei favori personali a familiari, alcuni familiari del presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che è la dottoressa Saguto. In questo momento la dottoressa è indagata per corruzione, induzione ed abuso d'ufficio, anche per il fatto di aver diffuso la notizia di presunto attentato nei suoi confronti. Oltre a lei ci sono anche altri indagati. Il primo, per esempio, è coinvolto nell'inchiesta anche Tommaso Virga, che fino all'anno scorso era stato componente del CSM, oppure Lorenzo Chiaramonte, che è sempre indagato per abuso d'ufficio, che ha lasciato anche lui l'incarico di giudice della sezione di misure di prevenzione. Risulta tra gli indagati anche un PM della DDA di Palermo, Dario Scaletta, per quanto riguarda la diffusione della notizia, in quanto avrebbe avvisato comunque in qualche maniera la Saguto di questa indagine che c'era nei suoi confronti, e sono anche indagati per esempio l'amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara, il padre della dottoressa Saguto, il marito e anche il figlio della dottoressa Saguto. Un'inchiesta piuttosto delicata e complicata che diciamo comporta un piccolo terremoto all'interno della procura. Tutto ha avuto inizio, non so se ricorderete, i radioascoltatori ricorderanno un'intervista che c'era stata nel maggio scorso sulle Iene di Pino Magnaci, che proprio criticava, comunque lanciava l'allarme sulla gestione dei beni confiscati a Palermo, proprio sull'assegnazione ai soliti noti dei beni confiscati nel palermitano e non solo.
Adesso bisogna vedere quali sviluppi si avranno. Scusami, si parla mi pare, di oltre 700.000 euro di competenze assegnate ai soliti, insomma. La cifra... Diciamo che la cifra che veniva gestita è più o meno quella. Sì. Si pensa anche che potrebbe anche essere anche più grande, perché comunque non sono solamente 750.000 euro. Sì. Di beni, insomma, che venivano gestiti. Ripeto, il caso è molto complesso perché si tratta di uno scambio di favori. Per fare un esempio, io assegno al uno scambio di favori, tipo, io in questo caso il giudice Saguto viene accusato di aver assegnato a Seminara, all'avvocato Seminara, un determinato bene, la gestione di un determinato bene, in cambio tramite consulenze venivano stornati dei soldi al padre della dottoressa Saguto tramite delle consulenze di alcune decine di migliaia di euro, insomma, comunque in qualche maniera ritornava e restava tutto in famiglia. Questa gestione, tutta questa problematica, diciamo, che c'è sui beni confiscati si riversa poi anche in altre situazioni, per esempio su una legge che in questo momento purtroppo, ahi noi, lascia comunque mano libera a casi di questo tipo, perché di fatto l'assegnazione dei beni confiscati è totalmente arbitraria, non c'è un criterio che viene dato. Ma come viene l'assegnazione? Ci sono dei bandi? Ci sono... Cioè, non qual è un'assegnazione di bandi, no. Non c'è un bando a livello nazionale, ci sono delle persone che si propongono, ma poi dopo il criterio è a libera discrezionalità del giudice. Quindi c'è una falla all'interno della legge italiana che andrebbe il prima possibile risistemata. Certo è che bisogna capire anche per quale motivo magari tutto questo tempo chi doveva controllare non ha controllato che i beni non finissero ai soliti noti, e quindi che non che diciamo che questi beni non entrassero in una sorta di cerchio magico per cui le solite persone gestivano appunto questi beni e ad avere benefici fossero in pochi anziché in molti. Poi dopo, certo, bisogna anche vedere, perché ci sono alcuni beni che per esempio venivano gestiti in maniera efficace. In questo momento il tutto è al vaglio della procura di Caltanissetta per quanto riguarda l'indagine sui PM, sui magistrati palermitani. C'è anche stata la sostituzione da parte del presidente del Tribunale di Palermo, Di Vitale, con l'elezione di un nuovo presidente della sezione misure di prevenzione, in questo momento, che è il giudice Fontana, che proprio l'altro giorno abbiamo raggiunto e ci ha detto che si stanno compiendo tutte quelle verifiche, quelle certificazioni che sono necessarie per vedere bene se e come i beni sono stati gestiti fino a questo momento. Insomma, questo mi ricorda un po' il recentissimo dossier realizzato dalla Guardia di Finanza, quello secondo il quale una buona quantità di soldi pubblici siano stati letteralmente trafugati, rubati dai funzionari e non della pubblica amministrazione. Anche in quel caso ci sarebbe da chiedersi perché chi doveva controllare non ha controllato, anche se pare che il problema sia esattamente quello, cioè troppi controllori, alla fine le questioni di contrasto impediscono la verifica. Sì, diciamo che in questo caso, per quanto riguarda la Procura di Palermo, era una voce che c'era da qualche tempo, erano partiti anche gli esposti appunto un anno fa. Circa un anno fa. Il fatto è che si sta creando sempre di più in Italia, soprattutto in Italia, questa problematica per cui diciamo che chi dovrebbe essere garante della giustizia, o comunque anche essere garante di avere un certo ruolo etico, se vogliamo, sempre di più sta tradendo la fiducia dei cittadini. Ciò avviene
purtroppo ai noi anche all'interno della magistratura, ma avviene ancora più spesso all'interno della politica, dei nostri rappresentanti politici istituzionali. Hai detto bene per quanto riguarda le varie ruberie che vengono effettuate all'interno delle pubbliche amministrazioni, quello possono essere solamente un esempio, e se mai fosse necessario ci riporta quell'allarme che abbiamo in Italia, per cui oggi possiamo sicuramente dire che la corruzione, così come le mafie, sono due facce della stessa medaglia e che vanno fronteggiate alla stessa maniera. Se il nostro governo, se i nostri governanti capiranno questo, intervenendo con delle leggi più severe anche per quanto riguarda la lotta alla corruzione, credo che ne beneficeremo tutti quanti. Il problema, ahi noi, è che sembra non andare in questa direzione, tanto che oggi c'è stata l'approvazione alla Camera del DDL per la riforma penale, che certamente non favorisce insomma certi tipi di provvedimenti, anche tenuto conto al peggioramento che viene effettuato per quanto riguarda in materia soprattutto di intercettazioni telefoniche, quindi ecco, in materia di indagine e anche di libertà di informazione. Ecco, infatti Aaron, questa è una notizia che sicuramente riguarda molto da vicino la tua professione, perché quali sono, ecco, i rischi che tu intravedi in questa, nell'approvazione di quest'oggi? Effettivamente c'è il rischio che quello che voleva fare Berlusconi al tempo sia finalmente stato realizzato, finalmente per loro si intende, da questo governo? Ritieni che davvero il lavoro tuo nel senso di giornalista possa essere gravemente limitato? Io credo assolutamente di sì, ovvero che proprio nel giorno in cui oggi si ricorda la morte di un collega come Giancarlo Siani, giornalista del Mattino, che è stato ucciso il 23 settembre del 1983, proprio nel giorno del ricordo di Siani viene approvato dalla Camera questo decreto sulla riforma penale, al cui interno è inserito appunto questa delega, diciamo, in materia di intercettazioni. Che cosa dov'è che mette a rischio il nostro mestiere questa delega, e non solamente il nostro mestiere, ma anche interviene in materia di indagine? Per esempio, per quanto riguarda le intercettazioni di chi è occasionalmente coinvolto in indagini non saranno più pubbliche. Questo cosa significa? Che sul piano etico e morale le stesse non sono di fatto rilevanti, non sono più rilevanti e non devono essere più essere rese note all'opinione pubblica. Un esempio di un tipo di notizie che non avremmo saputo qualora questa legge fosse già attuabile, fosse già stata attuata nel recente passato, per esempio non avremmo mai saputo nulla delle intercettazioni sul famoso Rolex regalato al figlio di Lupi, oppure alle intercettazioni tra l'ex ministro Cancellieri con Ligresti, oppure ancora quelle tra Renzi e il generale Adinolfi, dove parlavano dell'ex premier Letta che non andava bene, che andava sostituito, che andava promosso al Quirinale in cambio di una nuova rivoluzione, per cui Renzi avrebbe scalato il potere, quindi passando da semplice segretario del PD a essere una figura come è oggi, cioè ovvero il nostro premier, il nostro presidente del Consiglio, e tutto questo dove Renzi dice apertamente che Berlusconi ci sta, cioè quindi poiché quelle intercettazioni non erano diciamo direttamente interessate alle indagini per cui Adinolfi era sotto intercettazioni, questo dialogo, questa telefonata non sarebbe mai stata resa pubblica. Io credo che il dovere di un giornalista è quello di dare le notizie. Abbiamo un diritto dovere sancito dalla Costituzione, che è quello di informare ed essere informati. Questo riguarda proprio l'articolo 21,
E noi in questo momento ci troviamo a essere minacciati da questa cosa, perché oltre ad avere un controllo diretto quindi sulle notizie che possono essere o non essere date, ecco che il governo interviene addirittura sulle intercettazioni che possono entrare o uscire dai processi. Per fare un esempio, sempre all'interno del DDL che è stato approvato quest'oggi alla Camera e che adesso dovrà passare al vaglio del Senato, di fatto si vengono inserite delle prescrizioni senza, diciamo, in realtà entrare troppo nel merito, tanto che oggi l'ANM, il presidente dell'ANM Savelli, ha criticato duramente tutto quanto il DDL, dove praticamente si dice che il governo direttamente potrà scrivere nuove prescrizioni su come i PM e i giudici dovranno usare le intercettazioni dei provvedimenti. Non sarà più utile un'udienza stralcio, le famose udienze stralcio o filtro con gli avvocati per decidere cosa entra e cosa no, ma viene rispettato in maniera generica il contraddittorio tra le parti. Quindi diciamo che anche in materia di indagine o comunque di utilizzo nei processi vengono posti dei limiti, proprio perché non vengono indicate delle linee, cioè di fatto viene lasciato tutto quanto al libero arbitrio del governo. Questi sono i rischi che ci sono all'interno di questo DDL. Poi ci sono anche altre cose che riguardano sempre le questioni dell'indagine, per esempio sulla norma inserita nel DDL per cui i PM non potranno esercitare, saranno obbligati a esercitare l'azione penale o a richiedere archiviazione entro il termine di 3 mesi dalla scadenza delle indagini preliminari. Questo significa che ci sarà anche il rischio di avocazione per moltissime indagini. Si è detto che questo non riguarderà le indagini per mafia o per terrorismo, che inizialmente ci aveva tutti quanti preoccupato, però rimane aperta per tutti quanti altri tipi di reati, e questa è una cosa grave quando di fronte a fenomeni come corruzione o altro tipo di reato, cioè le indagini possono essere anche particolarmente lunghe, insomma. Scusa Aaron, ma chi dovrebbe a chi spetta la selezione del materiale che viene ritenuto penalmente necessario, come si dice, insomma, in base alla legge attuale, rilevante o non rilevante? Chi lo farà? In base, questa è una bella domanda, non si è chiarito chi lo farà in maniera concreta in base al decreto di legge approvato quest'oggi. Lascia una grossa fetta di incertezza il decreto che è stato approvato quest'oggi, mentre per quanto riguarda la legge attuale lo decidono i PM e gli avvocati, cos'è che entra oppure no in un processo, e soprattutto lo possono fare in... lo posso vedere, basti pensare al processo trattativa delle intercettazioni tra Napolitano e Mancino. I PM hanno semplicemente detto che non erano rilevanti e non sono entrate al processo trattativa Stato-mafia, a prescindere dal fatto o meno che queste poi sono state distrutte. Insomma, credo che in questo modo venga tutelata molto poco la democrazia, ma non solo quella. Voglio dire, se ci sono delle decisioni che vengono prese in maniera unilaterale, decisioni di un certo rilievo, credo che non so se è previsto una revisione, un appello o comunque insomma, credo che sia troppo univoca questa decisione. Ma in questo momento c'è stata una forte bagarre in Commissione Giustizia, soprattutto da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno gridato allo scandalo anche quest'oggi. Per quanto riguarda eventuali modifiche future, si discuterà della legge in Senato. La speranza è che lì si possa arrivare a ulteriori modifiche del testo di legge, e magari possa essere anche chiarita definitivamente che cosa comporta che cosa comporterà
insomma questo DDL su che mette a rischio comunque la libertà di informazione, la libertà di informazione. Insomma, l'impressione, scusami se ti interrompo Aaron, l'impressione anche per chi ci ascolta, credo che sia che la politica cerca di minimizzare, comunque di rendere meno pericolosi alcuni articoli di legge attraverso i quali la giustizia, come il 41 bis che credo si voglia modificare, così come le intercettazioni, attraverso le quali magari gli stessi politici potrebbero avere dei problemi, insomma. Abbiamo sì, ci sono delle modifiche, dei tentativi di modifiche, soprattutto di controllo, diciamo, da parte della politica, sempre più che vuole tenere sotto controllo sia in materia, diciamo, di pubblicazione delle notizie, sia in materia di indagine. Per quanto riguarda il 41 bis, abbiamo avuto un fortissimo rischio, poi all'ultimo momento sembra che sia stata modificata anche questa voce, perché inizialmente si parlava di, diciamo, alcuni benefici carcerari per tutti quanti quei condannati all'ergastolo, soprattutto per esempio quelli che avevano superato gli 80 anni, quindi avere qualche beneficio carcerario, diciamo. Ricorderete che inizialmente non si prevedeva nessun tipo anche di distinzione tra gli condannati per mafia o terrorismo e i condannati all'ergastolo per omicidio o qualsiasi altro tipo di cosa. Fortunatamente questo aspetto è stato modificato e sembrerebbe per ora scongiurata quella che ci siano delle modifiche per quanto riguarda soprattutto i condannati per mafia, per strage e quant'altro, i vari condannati a 41 bis, al carcere duro, ad avere questo tipo di benefici carcerari, che ricordiamo è sempre stato uno dei cavalli di battaglia dei rappresentanti di Cosa Nostra, tanto che i benefici carcerari erano inseriti anche all'interno del papello di Rina, che poi è stato oggetto di trattativa. Certo, ma infatti è risaputo che da sempre ci sia stata una forte pressione da parte di Cosa Nostra sulla classe politica per tentare appunto di ammorbidire quelli che sono sempre stati considerati da loro strumenti eccessivamente rigidi messi in atto. Ma in questo paese sembra che si voglia sempre e comunque fare qualche cosa che serva a indebolire una lotta nei confronti della criminalità organizzata, che voglia indebolire comunque tutte quelle azioni volte a far crollare la cultura mafiosa di cui questo paese è profondamente permeato. È un'impressione sbagliata secondo te, Aaron? No, non è un'impressione sbagliata. Credo che il rischio a cui si è andato incontro proprio con questa operazione, che se vogliamo essere precisi era un'operazione sul decreto 4 bis, che è uno degli articoli dell'ordinamento penitenziario, c'era proprio il rischio anche di dare una sensazione di smobilitazione del sistema stesso. Credo che per fortuna ci si è resi conto che quella era una norma particolarmente scivolosa e sembra che si sia tornati indietro, però c'è sempre il rischio insomma che qualcuno, come è sempre stato insomma da tanti anni a questa parte, abbiamo assistito a più fasi dove purtroppo la politica non sempre è riuscita a dare delle risposte, anzi ha favorito alcuni aspetti negativi, diciamo, anche sul piano proprio della prevenzione alla lotta alle mafie e di prevenzione alle lotte alla corruzione e a questi altri tipi di fenomeni. E questa è la stessa preoccupazione che aveva espresso lo stesso PM Nino Di Matteo, protagonista proprio di uno dei più importanti processi che si stanno svolgendo in questi tempi a Palermo. Vuoi darci gli ultimi aggiornamenti a riguardo, Aaron? Guarda, avremo, per quanto ricordiamo,
Sì, per quanto riguarda il processo relativo a Stato Mafia siamo vicinissimi, innanzitutto domani si torna in udienza dove verranno sentiti alcuni testimoni, tra cui ben tre testimoni, tra cui due investigatori e soprattutto l'ex senatore Cirami. Si parlerà di dissociazione, un altro dei favori che a un certo periodo la mafia avrebbe voluto, la mafia che era preoccupata per i vari collaboratori, per l'avvento dei tantissimi collaboratori di giustizia. Allora, per scongiurare questo pericolo di creazione, di produzione di pentiti, a un certo punto chiede in maniera sia ufficiosa che ufficiale, quindi sia nel papello che poi in maniera ufficiosa tramite il boss Pietro Aglieri, a fonti istituzionali la possibilità di poter far sì che di poter ricorrere al sistema della dissociazione mafiosa. Il sistema di dissociazione significa ovvero dichiarare pubblicamente che un capomafia, la possibilità per un capomafia di dichiarare che si dissociava da Cosa Nostra senza dover quindi avere anche qualche beneficio sul piano della non confisca dei beni o comunque sul piano anche carcerario, senza però dover accusare i propri ex sodali. Questo è stato oggetto anche di un disegno di legge di cui Cirami, ex senatore, è stato tra i firmatari, e domani gli verrà chiesto dai PM molto probabilmente qual è stata la genesi di quella idea di legge che poi alla fine non ha trovato attuazione, anche per capire se c'era stato in qualche forma, in qualche maniera, una sorta di pressione da parte di qualcuno, oppure se si sia trattato di un'azione spontanea di qualche parlamentare. Certo, diventa interessante perché erano gli anni del 1996 e le stragi erano già avvenute da un pezzo, e in precedenza c'era stato già quel mancato rinnovamento di oltre 341 bis da parte del ministro della giustizia Conso immediatamente dopo le stragi, quindi già i primi segnali di distensione verso Cosa Nostra c'erano già stati. Ciò che si può presupporre, che è possibile pensare, e bisognerebbe cercare di capire se magari quella proposta di legge era tra i vari tentativi appunto di far sì che quel patto o comunque quel dialogo tra Cosa Nostra e istituzioni potesse andare avanti o meno. Questo per quanto riguarda il processo domani. Per quanto riguarda, che avrà due udienze, una domani e un'altra venerdì, mentre la prossima settimana, il 30 settembre, siamo tutti abbastanza in allerta e in ansia per vedere se ci sarà la sentenza in primo grado per il processo rito abbreviato nei confronti di uno degli imputati del processo trattativa Stato Mafia, ovvero Calogero Bannino, che è l'unico che ha scelto il rito abbreviato. Scopriremo il 30 settembre se il giudice Petruzzella entrerà in camera di consiglio oppure adotterà un ulteriore rinvio ad altra data prima di prendere la decisione definitiva. Quindi è molto probabile che il 30 settembre sera, qualora dovessimo risentirci, avremo delle informazioni in merito. Sì, è possibile di sì, o è possibile che comunque entri in camera di consiglio. Ricordo che non è scontato che la sentenza arrivi subito. Ricordo che per Dell'Utri, per esempio, ci fu una settimana d'attesa. I giudici entrarono in camera di consiglio, ci fu quasi una settimana prima di arrivare a un giudizio definitivo. Quindi speriamo, io sinceramente spero che si possa arrivare a una, che venga dimostrata, che venga accettata la tesi della procura, che porti quindi a una condanna dell'ex ministro Mannino, perché se così fosse verrebbe dimostrato quell'impianto accusatorio della procura di Palermo. Sì, troverebbe una sua logica, una sua conferma più che logica, perché quella è già sufficientemente evidente. Più che altro ci deve essere una conferma ufficiale. Sarebbe una buona base, un buon punto di partenza, insomma, perché qualora dovesse esserci un riconoscimento ufficiale di quella tesi, allora potrà essere tranquillamente sposata anche l'altra, per cui
Per quanto riguarda invece, Aaron, l'articolo che a tua firma naturalmente è stato pubblicato sempre su Antimafia 2000 sulla strage di Capaci, Cosa Nostra, la strage di Capaci e l'ombra dei servizi, un articolo pubblicato il 19 settembre, ci sono le dichiarazioni del pentito Gioacchino La Barbera, il quale afferma, ancora una volta qualora fosse necessario, che la mafia non agì da sola per la strage di Capaci. Sì, in questo momento a Caltanissetta è in corso un processo che si chiama Capaci Bis, per cui la procura di Caltanissetta, partendo dalle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, ha individuato nuovi responsabili sulla strage che il 23 maggio del 92 si verificò lungo l'autostrada tra l'aeroporto e, appunto, all'altezza di Capaci, tra l'aeroporto e Palermo, in cui morì Falcone, la moglie e gli agenti di scorta. In questo momento la tesi della procura di Caltanissetta non vede la presenza di quelli che loro chiamano come concorrenti esterni, quelli che per noi sono i mandanti esterni, o comunque il coinvolgimento di figure oltre Cosa Nostra per compiere l'attentato. Adesso cosa ci dice in più Gioacchino La Barbera, intervistato dalla Repubblica, dalla collega di Repubblica nella sua sede protetta? Dice che praticamente nelle fasi di preparazione dell'attentato, tra i soggetti che gravitavano comunque nella zona di Capaci, tra i soggetti lui aveva visto un uomo sui 45 anni che di fatto non era parte di Cosa Nostra e non gli è stato presentato come Cosa Nostra e lui non sapeva chi fosse. Dato che potrebbe non vuol dire nulla, ma al tempo stesso a noi che cosa ci riporta in memoria? Ci riporta alla memoria le dichiarazioni dello stesso Spatuzza, che ugualmente per quanto riguarda i giorni antecedenti la strage di Via D'Amelio, aveva visto sempre un uomo sulla cinquantina, lo stesso tra i 45 e i 50 anni, nel garage dove venne imbottita di esplosivo l'autobomba che fece saltare in aria Borsellino e i ragazzi della sua scorta il 19 luglio del 92, e di fatto anche lui aveva parlato di questo uomo fuori, non appartenente a Cosa Nostra. Non sappiamo, non possiamo sapere se si tratta di servizi di qualche appartenente ai servizi di sicurezza o qualche altro personaggio. Certo è che è un'anomalia che un uomo esterno a Cosa Nostra entri così di prepotenza, facci parte, sia presente durante le preparazioni, le fasi di preparazione di un attentato. È un'anomalia se pensiamo che Cosa Nostra agisce sempre da sola. Evidentemente nel corso della storia non è stato sempre così, ci sono stati affari da parte di soggetti esterni alla mafia, quindi rappresentanti istituzionali con Cosa Nostra, ci sono stati affari evidentemente anche tra soggetti che possono avere in qualche modo avuto un ruolo nelle stragi. Prendiamo un esempio di un soggetto che sicuramente ha avuto un ruolo nella strage di Capaci, si tratta di Rampulla, che è un appartenente alle famiglie mafiose del Catanese, Michelangelo Rampulla, che è stato colui che ha preparato, diciamo, i radiocomandi e che avrebbe dovuto premere il pulsante se non fosse che all'ultimo momento non poteva essere presente, e quindi il pulsante a Capaci è stato premuto da Brusca. I pentiti ci raccontano questo episodio del cambio dell'uomo che ha premuto il pulsante con cui morì Falcone. Ebbene, questo soggetto, Michelangelo Rampulla, è un uomo che è molto vicino ad ambienti delle versione nera, ed ecco quindi che si manifesta davanti a noi e soprattutto era un esperto di esplosivi. Ecco che davanti a noi si manifesta un quadro dove personaggi
diciamo vicini a ambienti istituzionali hanno a che fare non poco con Cosa Nostra. Tanto per aggiungere un piccolo dato ulteriore che non ho inserito all'interno dell'articolo, non perché non ci potesse entrare, ma perché comunque si parlava anche di altro. Ricordiamoci che questo sospetto su soggetti esterni a Cosa Nostra che possono avere un interesse per eventuali attentati ci viene ricordato anche oggi, più recentemente, penso al pentito Vito Galatolo, che ha parlato di soggetti esterni a Cosa Nostra che sono interessati o cointeressati all'eliminazione del PM del processo trattativo Stato Mafia, Antonino Di Matteo. Proprio Galatolo ha parlato di un uomo che è esterno a Cosa Nostra, di cui si sarebbe fatto carico Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro aveva detto che per quanto riguarda certe fasi, la preparazione dell'attentato, non ci sarebbero stati problemi e ci avrebbero pensato uomini fuori Cosa Nostra. Questo è qualcosa di più che inquietante, direi. Più che inquietante, perché se a questo punto anche nella procura di Caltanissetta saranno obbligati in un certo qual senso ad ammettere come dire, la coesistenza di due entità, una Cosa Nostra, l'altra servizi deviati, politica corrotta, eccetera, e il nostro cittadino medio avrà il dovere a questo punto di interessarsi molto molto più da vicino di questi processi, perché la nostra indifferenza, lo diciamo sempre, no Ugo? Certo. La nostra indifferenza è la causa della proliferazione di questa mentalità, di questa cultura mafiosa che purtroppo si fa fatica a sradicare, anche se abbiamo degli esempi molto positivi, e uno ci arriva proprio dalla casa di Paolo, vero Aaron? Beh, questo è sicuramente un esempio di impegno sociale molto importante che si è verificato e si sta mettendo in atto qui a Palermo da parte delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, con cui noi collaboriamo da diversi anni. E la casa di Paolo, la realizzazione della casa di Paolo è la realizzazione di un sogno da parte di Salvatore, che tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di sentire se non erro nella penultima puntata. Abbiamo chiuso puntata proprio dove lui ha parlato proprio di questo progetto della casa di Paolo, che è stato realizzato nei luoghi dove Paolo Borsellino, Salvatore, Rita sono nati e cresciuti, in via Vetriera qui a Palermo, che si trova in una zona abbastanza disagiata della città, in una zona abbastanza centrale. E Salvatore Borsellino, tramite l'aiuto di tanti volontari, di tanta gente comune, di tanti amici, è riuscito a mettere in piedi, a ristrutturare quei locali dove della casa, soprattutto della farmacia della famiglia Borsellino, e quindi ha riuscito a rimettere in piedi questi locali dove verranno, diciamo, effettuati dei corsi, se vogliamo, di dopo scuola, chiamiamoli così, o comunque anche corsi di informatica che verranno avviati da qui a breve. Questo perché il desiderio di Salvatore è quello di dare un'opportunità a quei ragazzi che vivono nel centro storico di Palermo e che magari non sono così fortunati da poter effettuare corsi di un certo tipo, come appunto quelli di informatica, che l'ingegnere Salvatore Borsellino, come sapete, è un ingegnere informatico e quindi vorrebbe insegnare loro anche un piccolo mestiere per fare i programmi a computer, proprio per realizzare dei programmi al computer. Ma oltre a quello si fa anche del dopo scuola, del semplice dopo scuola con i bambini più piccoli, e le attività sono state aperte giusto ieri. È stata inaugurata, diciamo, la casa di Paolo in luglio, ma ieri si sono aperte appunto le attività, ce ne sono stati una ventina di iscrizioni e già oggi c'è stato il primo giorno di fatto di vere attività lì a Palermo, insomma in pieno centro a Palermo. Non si può che, quando ci sono questo tipo di riscatto sociale e di impegno civile da parte di tanti volontari, non si può che essere contenti, non si può che augurare il meglio, credo.
per questo, diciamo per questo progetto. È un segnale importante, soprattutto perché raccogliere 20 iscrizioni in un quartiere come quello, dove l'incidenza mafiosa è altissima, il livello culturale, più che culturale direi di scolarizzazione, è molto molto basso. Purtroppo i bambini abbandonano rapidamente la scuola quando proprio non la frequentano, insomma. È un segnale comunque estremamente positivo, perché vuol dire che da parte della popolazione c'è comunque una voglia di lasciarsi alle spalle una cultura mafiosa che ormai non ha più motivo di esistere, perché non può essere la soluzione al problema quando è essa stessa il problema. Penso che sia comunque un risultato molto importante, soprattutto per un cognome come quello di Borsellino. Assolutamente sì, se poi anche, diciamo, c'era questa volontà di lasciare anche un qualcosa di concreto che vada, che andava oltre al semplice grido di richiesta di verità e giustizia nei confronti delle stragi, la verità sulle stragi, sulla morte di Paolo Borsellino e sulla scomparsa dell'Agenda Rossa. Quello è una parte della battaglia, l'altra battaglia deve essere fatta in questo settore, che va a toccare da vicino soprattutto il futuro, il nostro futuro, che sono le giovani generazioni, che forse sono l'unica speranza per un, se vogliamo, per un domani migliore. Se si riesce a far capire a questi ragazzi che c'è più che un'alternativa alle mafie, alla criminalità organizzata, sicuramente possiamo avere, mantenere viva quella fiamma di speranza per il nostro paese. Certo, non è la strada più semplice da percorrere, questo lo sappiamo, come siamo anche consapevoli del fatto che l'associazione mafiosa porta con sé dei vantaggi immediati, ma sono altrettanto effimeri. Quindi far capire proprio la fallacità della mentalità, della cultura mafiosa, sin da quando si è così bambini, e dandogli comunque la possibilità di avere un riscontro, tirarli fuori da quell'humus, da quel vivere tutto chiuso in un'unica cultura, tutta a senso unico, tutti lì a baciare la mano del padrino, voglio dire. Se gli si dà un termine di paragone, si scopre che c'è ancora del terreno fertile, quindi non è affatto vero che non vale la pena portare avanti iniziative di questo genere, come aveva fatto Don Pino Puglisi, per esempio. Anche lui aveva lavorato in un quartiere difficilissimo, anche lui morto per la stessa ragione, ma ha lasciato un'eredità enorme, un'eredità che ancora oggi consente a molti ragazzini di poter scegliere tra la strada e una vita, diciamo, più difficoltosa, senz'altro più impegnativa, ma lontani da una mentalità criminale come quella. Brancaccio non è un posto, voglio dire, molto diverso da quello dove Salvatore ha inaugurato la casa di Paolo, è corretto, Aaron? Sì, a grandi linee sì, forse Brancaccio è ancora più difficile, se vogliamo, da un certo punto di vista. Comunque sia, sì, sicuramente diciamo che la parte centrale di Palermo, il centro storico di Palermo, sono zone particolarmente difficili. Noi aiutiamo anche, siamo in contatto con Padre Scordato nel quartiere di Ballarò, che lo stesso porta avanti progetti di questo tipo. A Brancaccio in questo momento c'è Maurizio Artale, che di fatto ha raccolto il testimone di quello che era il sogno di Padre Puglisi. Padre Puglisi, che tra l'altro ricorre quest'anno, è ricorso il 22° anniversario della morte. Purtroppo quello di settembre è un mese veramente di sangue. Ha lasciato nel corso della storia una scia di sangue terribile, cosa nostra, nel mese di settembre. Penso dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui abbiamo onorato la memoria i primi di settembre, fino ad arrivare a oggi a Giancarlo Siani, e arrivare al giudice di Levatino. Il giudice di Levatino, per fare un esempio, il 26 ricorrerà l'anniversario della morte di Mauro Rostagno, altro giornalista ucciso dalla mafia, denunciava non solo il malaffare di Cosa Nostra, riprendendo, mandando in diretta televisiva i risultati dei processi del boss trapanese Virga, ma faceva inchieste serie e molto importanti sui rapporti tra mafia e massoneria,
aveva avuto contezza probabilmente dell'esistenza di un traffico d'armi tra il Trapanese e l'Africa. Insomma, un altro servitore dello Stato, perché fondamentalmente essere giornalisti comunque è anche essere un po' servitori dello Stato, o comunque della comunità, facciamo così, non chiamiamoli servitori dello Stato, ma forse della comunità, della collettività, facendo semplicemente il proprio mestiere con coraggio, è stato ucciso. Questo è il primo anno in cui il Mauro Rostagno si è arrivati alla commemorazione con una verità certa, definita, in quanto nel maggio 2014 c'è stata la prima sentenza con la condanna proprio del boss Virga in qualità di mandante e successivamente anche la condanna dei killer. Questo per noi è una grande gioia, se consideriamo appunto che un verità mancava da oltre 40 anni. Infatti. Bene, Aaron, purtroppo non ce ne siamo neanche resi conto, ma il nostro tempo è trascorso ed è sempre davvero molto bello parlare con te, soprattutto perché parliamo con qualcuno che ogni giorno è in prima linea sostanzialmente. Tu con tutta la redazione, con Giorgio Bongiovanni, che è il vostro redattore e fondatore della rivista Antimafia 2000. Io, Aaron, ti ringrazio, ti saluto, ti auguro veramente buon lavoro, perché è sempre molto impegnativo, e ci teniamo aggiornati insomma sugli sviluppi prossimi. Assolutamente, assolutamente sì, grazie a voi per questo spazio, per questa opportunità che ci date per insomma fare informazione. Un cordiale saluto a tutti quanti i radioascoltatori, a tutti quanti, a Massimo, a Ugo, a Rosario e a Stefano. Grazie anche a voi. Grazie Aaron, un abbraccio caro, buon lavoro. Ciao Aaron da Venezia. Ciao, a presto. Anche da Treviso, ciao. Rosario, sarò rapida, cerco di fare una rassegna velocissima della testata antimafia2000.com. Dunque, abbiamo in primo piano, ricordando De Mauro, l'amarezza di un caso che resta senza colpevoli. Artale, di cui parlava appunto poco fa Aaron, Puglisi mi cambiò la vita, Brancaccio, dunque un attimino solo, lo ritroviamo, Brancaccio è diverso ma la strada è lunga. Ancora abbiamo sempre in primo piano Contrada, Strasburgo boccia l'Italia ma restano i fatti, sempre a firma di Aaron Pettinari. L'Italia è cosa nostra e Rosi Bindi ha ragione. Questo è l'articolo di Saverio Lodato, altro collaboratore di Antimafia 2000. In primo piano, naturalmente, come dicevamo con Aaron, c'è la commemorazione dell'assassinio di Giancarlo Siani. Giancarlo Siani, l'entusiasmo di cercare e capire, di Francesca Mondin. All'interno dell'articolo troverete anche un video molto bello, molto interessante. E andando a scorrere quelli che sono gli articoli di spalla, troviamo omicidio Alfano, ad uccidere il giornalista fu Stefano Genovese. Il pentito Carmelo D'Amico parla anche di un bassista a piede libero, a firma di Aaron Pettinari. Un ricordo del giudice Livatino, ricordare Livatino, il giudice ragazzino, 25 anni dopo la medaglia del Presidente della Repubblica alle associazioni di Antimafia 2000. Cosa nostra, la strage di Capaci e l'ombra dei servizi, questo è l'articolo di cui parlavamo, chiedo scusa, con Aaron Pettinari, articolo nel quale si ritrovano le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera circa la possibilità che la mafia non agì da sola per l'organizzazione e la realizzazione della strage di Capaci. Ancora Di Matteo, modificare articolo 4 bis e l'ossessione di Cosa Nostra. Questo è sempre un articolo di cui parlavamo con Aaron rispetto alle preoccupazioni i pochi strumenti che ci sono a disposizione dei magistrati appunto vengano addirittura messi in discussione.
Ancora, torna l'allarme bavaglio a rischio pubblica intercettazioni, sempre di Francesca Mondin, rispetto a quanto vi abbiamo detto della legge bavaglio. Nel settore Mafia News troviamo il focus, mio padre in una scatola da scarpe, storia, coraggio contro la mafia di Giulio Cavalli, racconta la vita di Michele Landa, metronotte ucciso nel 2006, articolo di Miriam Cucco. Ancora Cosa Nostra, Ballarò tra sentenza e voglia di riscatto, Nessun destino è già scritto, di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinati. Questo è un articolo che vi consiglio di leggere perché trovare la doppia firma di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari è garanzia a tutta la testata, naturalmente, però diciamo che loro sono quelli che più degli altri si prodigano. Ugo, ti vedo particolarmente abbandonato stasera. Poi abbiamo ancora La Sacra Corona Unita, Gallipoli, duro colpo al clan padovano. All'interno sempre c'è un interessante fotogallery. E nel settore terzo millennio troviamo per il settore estero La democrazia NATO in Ucraina di Manlio Di Nucci, storia vista dal segretario generale NATO a Kiev, dove partecipa al Consiglio di Sicurezza Nazionale, firma un accordo per aprire un'ambasciata NATO. Di seguito ancora Guerre, Strada, Gino Strada, Via la guerra dalla storia di Alessandro Zaccuri. L'Europa vera è quella dei cittadini, non dei governi. Queste sono le parole di Gino Strada. Ne è convinto il medico chirurgo che da oltre 20 anni nelle zone di guerra si impegna con la sua ONG Emergency. Crisi, MUOS, onde elettromagnetiche, ma anche colpi di Stato. La fiducia che viene pretesa dagli atlantisti è totale e incondizionata. Ciò ci riconduce al nucleo arcaico del colonialismo. Il caso MUOS è esemplare. Questo riguarda naturalmente quanto accade in Sicilia. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa proprio con il presidente del comitato durante la nostra trasmissione Spazio Aperto. Nello spazio dedicato alle opinioni invece ritroviamo per la politica Un nuovo Senato che conti e non sia solo un conto di Nicola Tranfaglia. Per l'attualità, Risposta di un uomo povero a un pover'uomo. Questo riguarda la recensione di un libro, nello specifico il libro di Sebastiano Ardita, dove c'è la discussione rispetto ad una recensione che la redazione di Antimafia non condivide minimamente, ma che comunque ritiene opportuno per dovere di cronaca di pubblicare per una completezza di informazione. Società Salvatore Borsellino e depistaggi su Via D'Amelio non coprivano solo i Graviano, di Sandra Rizza. Di seguito troviamo Di La Tua, un'altra sezione sempre della testata giornalistica, Giancarlo Siani, Napoli 30 anni dopo, questo sempre un ricordo rivolto al giornalista ucciso 30 anni fa, appunto. Poi ci sono le informazioni rispetto alle presentazioni del libro, importante questa presentazione del libro Collusi a Venezia il 5 ottobre, il Movimento Agende Rosse di Venezia, gruppo Eddie Walter Cosina, è lieto di invitare all'incontro Il grande gioco del malaffare, perché parlare ancora di mafia? Il dibattito, questo forse Massimo tu potresti dare una informazione in più ai nostri ascoltatori? Massimo? Sì, sono collegato, ma stavo guardando le notizie e non ti ho seguita. Nulla, parlavo della presentazione del libro Collusi che ci sarà a Venezia il 5 ottobre. Sì, ci sarà a Venezia, infatti noi ci stiamo preparando per quell'evento, ci siamo presenti come Radio Sirius TV, come Pianeta Oggi TV e quindi tutto il circuito per appunto realizzare anche dei servizi, delle interviste, questo sì, però ancora non so di preciso dove, ne parleremo prossimamente. Allora, te lo dico io dove. Dunque, l'incontro avrà luogo lunedì 5 ottobre alle 18.30 presso l'hotel Ca Sagredo a Venezia, Campo Santa Sofia, Ca d'Oro.
questo credo che sia l'indirizzo corretto. E interverranno Antonio Di Matteo, il pubblico ministero a Palermo, Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000, Giulia Sarti, membro della Commissione parlamentare nazionale Antimafia. E poi ancora sul sito di Antimafia 2000 troviamo un interessante intervento di Giulietto Chiesa, partita ancora aperta in Grecia, e la NATO in silenzio in camera Kiev, intervista a Manlio Di Nucci, sempre tratto da Pandora TV. Talk show Maledizione dei tempi moderni, altro articolo sempre a firma di Giulietto Chiesa. Bene, penso che con questo si possa concludere la rassegna stampa di antimafia2000.com e credo anche che si possa concludere il nostro appuntamento settimanale. Ringraziamo naturalmente Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario. Ciao Rosario. Prego, 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 prego. Noi facciamo sempre ora tarda. Ma l'importante è informare. Eh beh, insomma, pochi sono gli strumenti che possono essere messi a disposizione. Antimafia 2000, ecco, bravo, è uno di quelli per cui è necessario farlo. Massimo, hai degli aggiornamenti da darci? Sì, esatto, è quello che stavo consultando prima mentre mi avete chiamato. Infatti alle 23.08 c'è un aggiornamento, rimaniamo in tema, parliamo di Camorra. È stato arrestato un latitante dei Casalesi, dunque la polizia ha arrestato Alberto Ogaristi, 30 anni, ritenuto l'ultimo latitante del clan dei Casalesi a Rocca Morfina nel Casertano. L'uomo sfuggito all'operazione Antica Morra Spartacus Reset dello scorso marzo è considerato un fedelissimo della fazione schiavone della cosca Casal di Principe, in particolare di Carmine Schiavone, figlio di Francesco detto Sandokan. Questa è dunque l'aggiornamento, la notizia ultima che vi possiamo dare alle 23.09. Perfetto, allora salutiamo i nostri radioascoltatori, gli diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22, sempre su Radio Saiuz, e grazie per averci ascoltato fino a quest'ora tarda. A mercoledì prossimo. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci da Venezia.